È drammatico il racconto di chi, sorpreso in auto dall'esondazione dell'Elsa in Maremma, è scampato alla morte solo aggrappandosi ai rami degli alberi. Diverse le persone che si trovavano nella zona, in località Guinzoni, salvati dai mezzi anfibi, dai vigili del fuoco e dagli elicotteri. È un miracolo essere ancora vivi, racconta Piero Crociani. Fortunatamente gli alberi hanno tenuto. Io ero in un'auto grande, ma ho visto due persone aggrappate agli alberi. Siccome c'era molto vento, l'elicottero non riusciva ad abbassarsi. Poi, per fortuna, è arrivato il mezzo anfibio. Dei due uomini che si sono salvati aggrappandosi ad un albero, di cui racconta Crociani, uno è stato ricoverato in stato di ipotermia. Complessivamente sono decine le persone salvate dai vigili del fuoco per l'ondata di maltempo che ha investito il Grossetano. Nella zona della Marsiliana, dopo l'esondazione del torrente Elsa, sono state portate in salvo 24 persone, di cui 17 con un anfibio, 6 con l'elicottero Drago, 63 proveniente dal nucleo di Ciampino ed uno con un overcraft. È stato rafforzato il dispositivo di soccorso dei vigili del fuoco che sta operando nell'area colpita dall'alluvione anche con uomini e mezzi arrivati dai comandi provinciali di Arezzo, Firenze, Lucca, Livorno e Massa Carrara. Attualmente sono al lavoro 100 vigili del fuoco con soccorritori fluviali, sommozzatori e operatori di overcraft.